E ciao amici del canale, oggi qui a San Cristóbal de la Laguna, città dove ho passato tutto l'Erasmus, proveremo la arepa. Cos'è un'arepa? Un'arepa è un piatto tipico venezuelano di origini precolombiane, quindi antichissimo, e consiste in una farina di mais che va a costituire una sorta di paninetto che è tagliato, può essere riempito in moltissimi modi. E qui siamo a mangiare in un locale molto speciale per noi Erasmus italiani, che è la Repera 23, un locale che sta molto a cuore ad Antonio, oggi che è il suo ultimo giorno qui a Tenerife. Siamo qui nella migliore repera, secondo me, di tutta Tenerife. Le repe di qui sono veramente fenomenali e oltre alla farcitura è veramente veramente uno spettacolo, quindi sono felice di concludere qui la mia esperienza Erasmus. E vedremo ora che arrivano i piatti, perché sono spettacolari. E questa è la Reina Pepiada, una delle arepa più vendute, è fatta da questo impasto fritto, come abbiamo detto, formaggio, pollo desmenuzzato con maionese e avocado, è buonissima. Tu Angie, come l'hai presa questa arepa? Arepa burger, sempre e solo questa. Quindi una arepa con dentro hamburger, tutto ciò che c'è in un hamburger, però c'è l'impasto fritto. Buono. Buono. O buon provecho. Che ci dici? Spettacolare! Che bontà! Un morso alla mia ultima Reina Pepiada. Quanto ci mancherà? Troppo. Mancherà troppo. Sarà anche causa tua. Che abbiamo preso tipo un 7-8 kg in più di quanto siamo partiti. Però mancherà troppo. Che non si dice sopra la arepa? Te gustano? In spagnolo e in italiano ma parlare è un po' più difficile. La arepa es un plato típico venezolano, pero de aquí en Tenerife se toma mucho por la influencia venezolana y a mí me gusta mucho. En Madrid no la tomaba nunca, pero aquí. ¿Y cuál es tu favorita? Reina Pepiada, pero también me gusta mucho la de calamar. Que tiene calamares. Entonces, ¿por qué es la repera 23? Bueno, primero por los 23 sabores de arep y segundo porque en Venezuela hay un barrio que se llama el 23 de enero, que lo creó Marcos Pérez Jiménez en su momento y él no quería malas construcciones en nuestro país y por eso creó unas torres, unos edificios bien edificados y por eso también el nombre del 23, para no solo resaltar la belleza de Venezuela, sino también los barrios que hay ahora. ¡Espectacular! Y queremos que aquí nuestra colonia italiana en Tenerife se lleven en su corazón un rinconcito de Venezuela. Anche quest'ultima repa è andata. È stato un momento abbastanza emozionante perché molti di noi se ne stanno andando. Oggi era l'ultimo giorno di Antonio e in quel locale siamo andati davvero tantissime volte, tant'è che i proprietari ci conoscono e ci vogliono tanto bene. Quindi amici, spero che abbiate visto un po' di cultura venezuelana da questo video. Quindi noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un like se vi è piaciuto e ci vediamo sul canale qui.